Sono tre le sezioni previste per il concorso letterario Terra d'Agavi, giunto alla sua 34esima edizione. Sezione poesie inedite in lingua siciliana, sezione poesie in lingua italiana edita in volume, infine racconti in lingua italiana editi in volume. I vincitori delle tre categorie hanno ritirato i premi tra gioia e commozione. Orazio Minnella di Tremestieri Etneo, premio poesie inedite in lingua siciliana. Io sono, fra l'altro, oltre che, non mi definisco un poeta, soltanto uno scribaicchino, ma ho anche un'altra grande passione, sono fotografo, sempre amatoriale. In una di quelle mattine che mi trovavo ad Acitrezza, durante la scuola, mentre venivo, vedevo sorgere il sole, mi è venuta l'ispirazione di questa poesia. Ho scritto tante poesie, più di principalmente sonetti, ne avevo scritto più di 200, ma sto portando avanti un'opera un pochettino titanica. Sto scrivendo tutto il Vangelo anno a anno e anno C, tutti i tre anni liturgici, tutti quanti in sonetti. Giuseppe Melardi di Bronte, il vincitore sezione poesie in lingua italiana edite in volume. La sua raccolta Schegge di poesie in italiano si aggiudica il primo premio per la sua sezione. Da dove è nata l'ispirazione di questa opera e a chi dedica questo premio? Domanda difficile, perché fino ad ora io non ho scritto mai per gli altri, sono stati gli altri che mi hanno detto mostra i tuoi scritti, non saprei a chi dedicarlo, lo dedico a me stesso. Per la sezione narrativa, romanzo edito in lingua italiana, ha vinto il premio Romano Nigiani di Viareggio. Un romanzo dedicato al dramma del muro di Berlino dal 1961. Lei racconta questo dramma con un romanzo che si aggiudica il primo premio per la sua sezione, per la sezione narrativa, al premio Terra d'Agavi. A chi dedica questo premio e da dove è nata l'idea? L'idea, diciamo, ho vissuto molti anni in Germania, come dicevo, avanti 46 anni. Dalla Germania poi sono stato inviato in tutte le parti del mondo, ho lavorato in Sud America, in Asia, nell'Arabia Saudita. Ho cominciato a scrivere come per mettere un margine ai fiumi dei ricordi. Ho vissuto in Germania, a Berlino, e consapevole come il resto del mondo sono stato testimone di questa tragedia europea. Praticamente ricordo il giorno che iniziarono a ereggere tra la sorpresa mondiale, tutto il mondo si domandava cosa sta succedendo, no? È un breve passaggio di una tragedia che è durata 28 anni. A chi dedica questo libro? Lo dedicherei quasi al Rotary Club, con molto affetto, perché io so, ho partecipato in Sud America, in Bolivia, in Perù, in Brasile, so quello, la opera che stanno facendo i Rotary nel mondo, no?